Capo di Pula è un promontorio isola unito alla terraferma da un esile istmo sabbioso, delimitato a occidente da una laguna. Progressivamente il promontorio si allarga formando un triangolo. A sud la punta è Sukoloru, a est la punta di Coltellazzo. Così come in tutte le coste dell'isola, anche nel litorale di Pula, la Torre del Coltellazzo fa parte delle torri di avvistamento fatte costruire dagli spagnoli per prevenire le incursioni barbariche. Lo scoglio del Coltellazzo era posizione ideale per proteggere da assalti corsari il mare, l'immediato entroterra, le insenature e le peschiere. Le torri costiere erano visivamente collegate, costruite cioè in posizione tale da vedersi l'una con l'altra per segnalare eventuali incursioni, anche a popolazioni molto lontane. La Torre del Coltellazzo nel Settecento funzionava come Torre de Armas, cioè gagliarda, a difesa pesante, dotata di 4 cannoni di grosso calibro, 2 spingarde e 5 fucili. Era governata da un alcalde, il capitano, che presidiava la torre con un artigliere e 4 soldati. La torre è costruita sulla cima del promontorio, che domina le rovine della città di Nora, ed è edificata sopra i resti dell'acropoli. Da qui si dominavano i 3 porti dell'antica città. Adagiata sul promontorio del Capo di Pula, tra il mare e gli stagni, Nora è uno dei siti antichi più suggestivi della Sardegna meridionale. La mitologia indica in Nora la più antica città sarda, fondata da Norace, figlio della ninfa Eritrea e di Hermes. Fino al 1952 di Nora non si conosceva quasi nulla. Poi, a partire da quella data, gli scavi hanno iniziato a portare alla luce il ricco patrimonio archeologico di una colonia fenicia che fu fiorente dalla fine dell'età nuragica. Nora fu un importante scalo commerciale al tempo dei Fenici e dei Cartaginesi. Durante l'Impero Romano era al centro delle rotte che collegavano i grandi porti del Mediterraneo. Decadde poi irrimediabilmente con le invasioni barbariche e saracene. Nel punto più alto del promontorio si individua un complesso di santuari, tra cui quello di Eshmun Esculapio. Il tempio è di fondazione punica, oggi è visibile nella sua ristrutturazione di età imperiale. È una delle aree sacre più antiche della città. Il tempio di Tanit oggi mostra solo le sue fondamenta. In passato ospitava un altare o una piccola edicola dedicata alla dea. A partire dal 238 a.C., con la dominazione romana, Nora conosce il suo periodo di massimo sviluppo e ricchezza. Fra il II e il III secolo d.C., la città si è notevolmente ingrandita, con un'ampia piazza pubblica, il foro, abitazioni comuni e palazzi riccamente decorati da mosaici. Ha un sistema viario che la collega ai centri di produzione agricola e mineraria dell'entroterra. Nel suo porto arrivano navi cariche di merci dalla Spagna, dalla Grecia, dalla penisola italiana, dalla Gallia meridionale e dall'Africa. In prossimità del foro si trovava il teatro cittadino. Si tratta di uno degli edifici meglio conservati della Nora romana, l'unico esempio conosciuto di teatro romano in Sardegna. Ancora perfettamente visibili sono le scale e i portici d'accesso, la cavea, la scena e l'orchestra.
il teatro conteneva fino a 1000 spettatori. Più lontano ecco i mosaici delle terme centrali, databili tra il II e il III secolo d.C. Dirigendosi verso Sapunta e Sucoloru, si incontra la casa ad Atrio Tetrastilo. Questa casa apparteneva ad una famiglia patrizia di Nora. Le colonne dell'atrio non sono quelle originali, queste dovevano far parte del portico posto sulla facciata della casa. Tutto intorno ci sono diversi ambienti con pavimento a mosaico. Con la fine dell'Impero Romano inizia il lento decadimento di Nora. Le scorrerie dei Vandali, che tra il 456 e il 466 d.C. occupano la Sardegna, costringono gli abitanti a ritirarsi verso l'interno e abbandonare per sempre la città. La laguna di Nora si estende per circa 55 ettari e comprende il ramificato sistema di canali e isolotti che caratterizzano la foce del rio Arrieras. Da una parte l'ampio specchio lagunare e le sue acque tranquille e ricche di vita, dall'altra il mare, vasto fino all'orizzonte. Li separa la penisola di Fradis Minoris, un'antica spiaggia ricca di sedimenti marini con abbondanti resti fossili. Anatre, aironi, garzette, martin pescatore e diverse varietà di gabbiani, tra cui il raro gabbiano corso, trovano riparo tra le canne della laguna. Visita all'acquario della cooperativa pescatori ittica Nora è un'occasione per vedere da vicino le varie specie ittiche che popolano il Mediterraneo. Nel centro di recupero, tartarughe marine e cetacee ad esso collegato, vengono portati gli esemplari di delfini e tartarughe marine feriti, che dopo adeguate cure vengono restituiti al mare. A ridosso della spiaggia e poco prima dell'ingresso agli scavi di Nora sorge la chiesa di Sant'Efisio. La chiesa, praticamente in riva al mare, fu costruita nella zona cimiteriale extraurbana di Nora, dove erano i Tophet e una necropoli punica e romana. Corrisponde al sito in cui, secondo la tradizione, fu martirizzato Sant'Efisio, guerriero romano convertitosi al cristianesimo. Qui fu edificato in epoca alto-medievale un primo santuario, completamente ricostruito in età giudicale, in stile romanico. La chiesa deve il suo fascino ambientale al contrasto fra la calda arenaria con cui è costruita e i colori del mare. A questo si unisce la suggestione arcaica emanata dall'interno, dove si respira ancora un'atmosfera densa di devozione.